Energie per l'Italia, del referente aquilano l'avvocato Paolo Arquilla, stringe sulla scelta del candidato presidente del centrodestra alle prossime regionali. La decisione, affidata dal tavolo nazionale a Fratelli d'Italia, partito guidato da Giorgia Meloni, di proporre i nomi per la candidatura a presidente della regione Abruzzo va rispettata, ma Energie per l'Italia accelera sulle tempistiche. Come è noto, ci sono tre nomi: l'avvocato Gian Donato Morra, il senatore Marco Marsilio e il cardiochirurgo Massimiliano Foschi. Energie per l'Italia, il movimento che è guidato a livello nazionale da Stefano Parisi, è d'accordo su tutti i nomi. Però la scelta, secondo l'avvocato Paolo Arquilla, va fatta in tempi brevi, perché bisogna cominciare a parlare di progetti per impostare una campagna elettorale seria che porterà alle prossime regionali. L'importante è che si decida presto al più presto il nome del candidato, così possiamo iniziare la campagna elettorale. Io ritengo che in questo momento il centrodestra abbia un vantaggio da un punto di vista di sondaggi e non dobbiamo perdere questo vantaggio che abbiamo in questo momento, in questa fase. Il Movimento 5 Stelle come lo vede in questo scenario? Il Movimento 5 Stelle è un avversario temibile, per cui proprio per questo motivo bisogna che il centrodestra si decida con zelo e soprattutto con estrema velocità all'individuazione del candidato. È ovvio, Presidente, ma è ovvio che oltre questo però bisognerà parlare anche di programmi, quindi il centrodestra dovrà riunirsi per discutere quindi sui programmi che vuole avere e vuole in contrapposizione a quelli dei 5 Stelle e a quelli del centro-sinistra. Energia per l'Italia parteciperà con una propria lista? Guardi, noi siamo pronti, abbiamo dei buoni candidati, l'unico problema è che stiamo decidendo se presentare una propria lista oppure se accorparci a qualche altro gruppo, qualche altro piccolo movimento che possa insieme a noi poi svolgere questa funzione di rassemblamento, cioè di tutti quegli elementi. Ecco, in questo momento io ritengo che il centrodestra abbia veramente tante liste da poter presentare, quindi per non disperdere magari i vari candidati nelle varie liste, forse sarebbe meglio che i gruppi un po' più piccoli si uniscano. Insomma.